Ciao, sono Emiliano Galli dell'agenzia immobiliare Remax Italcasi. Oggi mi trovo in via Scarmagno, una traversa di via dell'Acqua Fredda. Quello che vi ho fatto vedere poco fa è l'ingresso della palazzina, una palazzina che si sviluppa su 4 livelli. E questo qui è un cortile di proprietà, una corte di proprietà. E sono appartamenti semi-indipendenti. Come dicevo, la scala che vi ho fatto vedere poco fa è una scala di accesso dal piano strada per arrivare all'appartamento, che è un secondo piano, che si sviluppa su 2 livelli, secondo e terzo piano. E l'appartamento è l'appartamento Serenity. Serenity perché è una casa molto tranquilla. Via Scarmagno, appunto, è una traversa di via dell'Acqua Fredda. Oggi purtroppo è una giornata abbastanza piovosa e non si riesce a notare una che secondo me è una delle caratteristiche più importanti, ovvero l'esposizione da questo lato, che è luminosissima durante tutto l'arco della giornata, anche al tramonto. Lo spazio esterno è uno spazio esterno abitabile. Internamente invece a questo piano c'è un soggiorno, che è questo qui, con un cucinotto. La parete che divide il cucinotto dalla sala è un tramezzo, quindi eventualmente può essere anche personalizzato abbattendo questa parete grigia e creando un ambiente unico. A completare questo piano, un primo bagno, che è un bagno completo con box doccia e con ariatore, quindi senza finestra, e la camera da letto matrimoniale, che è una camera regolare, c'entra un bel armadio, una cassettiera, letto matrimoniale, comodini. Eccoci qui. Poi, tramite una scala interna, si raggiunge il terzo piano, quindi il livello superiore, è quella qui, dove c'è un'ulteriore camera mansardata e il secondo bagno. Eccoci qua. Quindi questa è la camera. In quello spazio, dove c'è quella di sega, entra tranquillamente un letto di 1,80 m, quindi un letto normale. Anche qui un altro terrazzino, purtroppo possiamo vedere oggi, con il tempo che abbiamo, non benissimo, ma sicuramente si possono capire le potenzialità. Questo è il secondo bagno con la Velux, quindi anche questo è un bagno finestrato rispetto a quello sotto, e la vasca. Ricapitolando, via Scarmagno 12, una traversa dell'Acqua Fredda, un appartamento al secondo e terzo piano, quindi su 2 livelli. Per arrivare al secondo piano c'è una rampa esterna di scale da percorrere. Soggiorno, cucina separata, camera e bagno al secondo piano, seconda stanza e secondo bagno al terzo piano. Tutti e 2 livelli hanno 2 terrazzi, questo è più grande, e sopra un altro balcone vivibile. Contattatemi per venire a visitare questa casa, perché potrebbe essere la tua nuova casa. Per vendere casa puoi fare tu le foto, mettendoci tutto te stesso. Ma con un agente Remax? Eccoci, come va? Hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi. Thank you.